Salvato cavallo caduto in dirupo a Tiriolo. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta nel pomeriggio di ieri, 30 giugno, in località Campo Monaci, nel comune di Tiriolo, per il salvataggio di un cavallo caduto in un dirupo impervio e dal quale non riusciva a risalire. L'intervento dei vigili del fuoco è valso a raggiungere il povero animale e, considerando la difficoltà nel recupero, è stato richiesto l'intervento del mezzo aereo. Sul posto il dottor Antonio Salvatore Benvenuto del Centro Medico Veterinario Temesa ha collaborato con il personale vigilfuoco provvedendo a tranquillizzare il cavallo e successivamente a sedare lo stesso per il recupero con mezzo aereo. Nel frattempo, dal reparto volo dei vigili del fuoco di Lamezia Terme è giunto l'elicottero Drago VF-68. Il personale elisoccorritore ha provveduto a immobilizzare il cavallo con imbracatura di sicurezza e in volo vericellato è stato trasferito in zona sicura e affidato al legittimo proprietario. Dimostrazioni di stima nei confronti dei soccorritori da parte dei cittadini che curiosi hanno seguito le operazioni dell'intervento.